del mondo del lavoro sul territorio della provincia di Cuneo. Situazione degli ex dipendenti AGA che resta difficile nonostante ci sia un acquirente interessato. L'udienza di stamattina presso il Tribunale di Cuneo poi non ha portato grosse novità. Il servizio di Cristina Mazzariello. Venerdì 22 novembre il presidio davanti alla sede di Confindustria e mercoledì 27 il picchetto davanti al Tribunale di Cuneo, dove era in corso l'udienza sull'istanza di concordato preventivo. Sono gli ex dipendenti della ditta AGA Grafica di Cuneo. Questa mattina ci siamo recati con i lavoratori in tribunale a Cuneo per la seconda udienza dell'AGA Grafica in concordato preventivo dallo scorso febbraio 2013. L'udienza del 30 di ottobre è stata proposta un'osservazione da parte dell'AGA e il giudice ha valutato di rivederci tutti il 27 di novembre. Nonostante questa mattina l'AGA abbia manifestato un'intenzione di un'altra azienda internazionale a proseguire l'attività, il giudice non ha valutato di dare un ulteriore rinvio e quindi da oggi sono partite le votazioni. Adesso dobbiamo solamente attendere i 20 giorni successivi per vedere se tutti i creditori voteranno a favore a sfavore del concordato. Bisognerà quindi attendere l'esito di queste votazioni. Non sappiamo se per la fine dell'anno, se tutto si vedrà, se il concordato verrà approvato oppure se dovesse diventare fallimento. Questo cosa significa per gli ex dipendenti dell'AGA Grafica ormai? Gli ex dipendenti avevano chiesto a gennaio del 2013 istanza di fallimento perché hanno stipendi arretrati da un minimo di 2 mensilità del 2012 a un massimo anche di 6 mensilità del 2012 e ovviamente tutte le mensilità del 2013. La situazione dal punto di vista anche delle famiglie, non solo dei dipendenti che lavorano in AGA, che lavoravano in AGA, sono difficili. E quindi si è valutato di chiedere istanza di fallimento proprio per cercare di vantare il credito che è dovuto a un dipendente, ma la situazione è andata con una controproposta dell'azienda di attivare il concordato preventivo, il tribunale ha concesso all'azienda di valutare i presupposti del concordato, ma nulla è cambiato, i dipendenti non hanno ricevuto nessun pagamento fino ad oggi. Indagine in